Amici di Piazza Pubblica, oggi ho avuto il privilegio di documentare per voi ricordando Giorgio Boris Giuliano, incontro svoltosi a 36 anni dall'uccisione del capo della squadra mobile di Palermo, un esempio di giustizia, legalità e senso del dovere. Funzionario di pubblica sicurezza, pur consapevole dei pericoli cui andava incontro, operando in un ambiente caratterizzato da intensa criminalità, con alto senso del dovere e non comuni doti professionali, si prodigava infaticabilmente nella costante e appassionante opera di polizia giudiziaria che portava all'individuazione e all'arresto di pericolosi delinquenti, spesso appartenenti ad organizzazioni mafiosi anche a livello internazionale. Assassinato in un vile e proditorio agguato, tesogli da un killer, pagava con la vita il suo coraggio e la dedizione a più alti ideali di giustizia. Palermo, 21 luglio 1979. Prego, eccellenza. Ma consideravo che cosa potesse significare per una persona che davvero ha cercato in tutti i modi di difendere lo Stato, che poi vuol dire i cittadini, una persona che ha creduto fermamente nell'ideale della giustizia, di quella giustizia vera, che chiede, come sempre, chiede il coinvolgimento della vita. Subito dopo ci siamo recati presso la sede dell'Associazione Antiracket e Antiusura di Piazza Armerina per scoprire il ritratto mosaico realizzato da Rosario Tormenta. Possiamo? Sì, sì. Uno, due e tre. Bisogna vederlo da lontano. Questo è un artista.